Ben ritrovati con il format web in primo piano, con protagonisti, ospiti e personaggi che riguardano la cultura, lo spettacolo e l'attualità. Gradita ospite, questa volta parliamo di musica, musica dal vivo in particolare, uno dei personaggi emergenti più interessanti per quanto riguarda la scena musicale lucana e italiana. Nella nona puntata, il piacere di avere qui con noi Lorena Ticchio. Ciao a tutti, grazie mille Antonio per l'invito. Allora, quando e come è sbocciato il tuo amore forte per la musica? Allora, il mio amore per la musica si può dire che è sbocciato molto presto, da quando ero bambina, infatti ricordo ancora adesso che ascoltavo la musica con i miei genitori e imparavo subito tutte le canzoni a memoria, le canticchiavo. E all'età di 9 anni ho iniziato a studiare tastiera e piano piano ho iniziato anche a cantare. E visto che mi piaceva ho continuato, insomma, e ne ho fatto una vera e propria professione oltre che un hobby. E questo, insomma, è un po' il racconto dell'inizio. A 14 anni il brano inedito Le tue mani nelle mie. L'importanza e il valore per te di questo punto di partenza. Sì, a 14 anni ho inciso il mio primo brano inedito. Beh, diciamo che la voglia di fare qualcosa di proprio, di cantare qualcosa di mio, era forte. Volevo capire un po' cosa si provasse ad interpretare qualcosa di personale, insomma. E anche la voglia di entrare in studio registrazione. E allora incisi questo disco con delle cover e appunto questo brano inedito scritto e prodotto da Alessandro Altieri, il mio primo insegnante di musica, e fu davvero un passo fondamentale per l'inizio della mia carriera. Diverse partecipazioni prima di entrare nel merito della tua discografia con, tra gli altri, il talentuoso artista Mauro Tummolo, un rapporto di collaborazione che poi si è rivelato fondamentale e costruttivo. Sì, allora, conoscere Mauro, il mio collega, è stato fondamentale per me. Lo conobbi durante un concorso in cui io ero protagonista, insomma, partecipava ad una gara, feci il terzo posto, eravamo a Pesco Pagano e c'era lui insieme al nostro chitarrista Fabrizio Frangione e ci conoscemmo e da allora mi propose di collaborare con lui e con la sua band ed è stato bellissimo perché comunque non ci siamo mai più lasciati artisticamente, nel senso che abbiamo fatto un sacco di serate, ho avuto modo di confrontarmi con locali, piazze, conoscere artisti emergenti, anche famosi, insomma è stato un passo veramente grande. Bene, un ruolo, come dicevamo, anche in molte esibizioni dal vivo di front girl di questa band lucana, arricchita peraltro dall'esperienza del direttore artistico e chitarrista Fabrizio Frangione. Quanto è stato importante per te? Importantissimo, come dicevo prima, conoscere i miei colleghi artistici perché comunque mi hanno guidata e mi hanno anche consigliato allo stesso tempo di creare una band che avesse il sapore femminile, quindi ho iniziato a preparare molte cover femminili e insieme sempre a Mauro condividiamo un bellissimo spettacolo nella cover che si chiama Playlist Italia, che porteremo in giro sperando quest'estate in locali e piazze dove lo consentono. E non vedo l'ora, Fabrizio ha curato la direzione artistica, quindi ha diretto il tutto ed è stato curato davvero tutto in maniera molto professionale. Veniamo al tuo percorso di crescita, una tappa significativa nel 2016 con il brano Ti innamorerai. Sì, allora Ti innamorerai è stato il primo inedito dopo la pausa, diciamo, perché Le tue mani nelle mie l'ho incisi a 14 anni, mentre Ti innamorerai avevo 26 anni. Ti innamorerai è stato scritto da un autore milanese, Massimo Tornese, con la collaborazione di Mauro Tummolo
ed è stato registrato negli studi di Cosenza da Max, no Cosenza, Crotone, da Max Mungari, ed è stato importante perché comunque è stato il primo inedito appunto dopo tanto tempo e anche il primo con un videoclip, quindi ho avuto modo di confrontarmi anche dal punto di vista, come si dice, attoriale, che era una cosa comunque nuova per me, ed è stato molto molto bello, sì. A seguire, un anno dopo, è stata la volta del brano Dimentica. Inoltre la collaborazione con l'artista Dimash con A spasso tra le stelle. Esatto, sì, un anno dopo ormai ci avevo preso gusto, ho inciso Dimentica. Stavolta sono andata fino in Toscana. Dimentica è stato scritto da Giulio Iozzi e Alessandro Secci. E il videoclip è stato girato qui in Basilicata, a Metaponto e a Ruvo del Monte, alla locanda Al Giglio d'Oro, quindi tutto in stile lucano praticamente. E anche Dimentica è un bellissimo brano che presento sempre nelle mie serate. Due anni fa invece la pubblicazione del singolo Un giorno da rifare, qual è stato il riscontro? Un giorno da rifare, diciamo che è un po' il proseguo di Dimentica, perché gli autori sono gli stessi, sempre Iozzi e Secci toscani, però la produzione l'ho curata qui in Basilicata da Chris La Polla, nello studio Electric Town di Tito. E anche Un giorno da rifare ha un sapore molto, molto estivo, e un bellissimo brano che vi consiglio di ascoltare e di guardare anche il videoclip, che è stato girato a Castelmezzano e nelle campagne lucane. Il regista dei videoclip di Ti innamorerai, Dimentica e Un giorno da rifare è Alberto Nigro, e vi consiglio davvero di dare un'occhiata, perché è una cosa molto bella che mi rappresenta, quindi è molto carino. Dimenticavo di risponderti alla domanda di Dimash, Giuseppe Di Maio, l'anno prima, A spasso tra le stelle. A spasso tra le stelle è un brano che ricorda un film molto noto, scritto da Giuseppe, appunto, e mi chiese di collaborare con lui a questo nuovo inedito. Insomma, l'ho fatto con molto piacere perché è molto dolce, molto, ho dato un'interpretazione molto, come si dice, genuina, e mi ha fatto piacere collaborare con lui. Bene, l'anno scorso un momento di svolta, tra virgolette, con un brano in inglese da parte di Lorena, Not the End. Ovviamente un brano che già dal titolo ripropone un'immagine diversa, quella estiva e dance, vero? Esatto, sì, Not the End è stata un po' la svolta, proprio perché mi sono voluta confrontare con la lingua straniera, l'inglese. Io sono un po' una frana in inglese, infatti anche quando canto ho bisogno di studiarlo molto bene, perché a livello di pronuncia non sono bravissima. Però mi sono preparata ed è uscito fuori davvero un bel lavoro, sì. Not the End è stato scritto da Vittorio Franco, è un autore toscano che vive in Gran Bretagna, ed è stato prodotto da Giulio Iozzi e Chris La Polla. E il videoclip è stato girato sempre qui in Basilicata. Ci sta anche una coreografia molto carina, perché essendo ballabile l'ho passato subito alla mia insegnante di ballo, ho detto: Donatella, qui dobbiamo fare una bella coreografia, e quindi l'abbiamo ballato nel videoclip. Sì, saluto Donatella, la mia insegnante di ballo. Tra le tue numerose esperienze è anche quella con il rapper lucano Alfi Kaiba, con il pezzo Fino in fondo. Sì, Alfi Kaiba tra l'altro è anche il titolare della mia etichetta discografica, la Senza Valore Record, e un giorno mi contatta, dice: c'ho questo brano molto carino, sto cercando una voce femminile e ho pensato a te. Lo ascoltai, mi è piaciuto da subito, perché era proprio nelle mie corde, proprio il mio stile. Fino in fondo è stato davvero una svolta, che tra l'altro poi l'abbiamo anche presentato a Sanremo Giovani 2020. Siamo stati scartati, però pazienza. E è stato bello anche il videoclip, l'abbiamo girato, io l'ho girato a Matera con il videomaker
Angelo De Luca, e in questo videoclip mi hanno proprio trasformata. In effetti, se ci andate a dare un'occhiata, sono veramente diversa, quasi irriconoscibile. Ha curato la mia persona la stilista Giovanna Quaratino, il mio look Donatella De Luca, e è stato veramente bello, sì, molto. In questi giorni l'atteso singolo d'estate. Dacci qualche anticipazione in anteprima e il perché di questo titolo. D'estate, guarda, d'estate non vedo l'ora che esca, perché veramente è un brano che mi piace tantissimo. È nato in quarantena questo brano, ho conosciuto un nuovo autore che si chiama Daniele Piovani, e gli ho chiesto, Daniele, ma hai un bel brano estivo da propormi? Lui ci pensò, dice, guarda Lorena, sto proprio scrivendo in questo periodo uno, se vuoi te lo mando, te lo faccio ascoltare. E allora lo ascoltai e iniziai a sognare proprio l'estate, perché comunque è di questo che parla, e immaginavo l'estate dopo la quarantena, perché comunque abbiamo attraversato un periodo difficilissimo, sempre chiusi dentro, e ascoltando questo brano veramente trovavo la forza per andare avanti e sperare che tutto si risolvesse. E d'estate perché l'estate ci cambia, secondo me. A me personalmente mi cambia, migliora l'umore ed è tutto più bello, secondo me. È un pezzo dallo stile latino, con un feat anche di un altro noto rapper che si chiama Rocco Belucci, feat Oklahoma, e non ve ne pentirete se lo ascolterete, perché è davvero molto orecchiabile, ballabile, fresco. Lorena, una domanda è d'obbligo. È difficile essere artista in Basilicata? Quali le maggiori complicazioni? Essere artisti in Basilicata è tanto bello quanto forse un po' complicato, nel senso che comunque noi artisti ci reinventiamo sempre, cerchiamo sempre di cercare qualcosa di nuovo, di diverso da proporre, però forse non proprio tutte le volte siamo capiti, insomma, e ci sforziamo appunto di competere con la realtà che ci circonda. Però io parlo sempre molto bene della mia regione, mi impegno e cerco di trovare sempre collaboratori lucani, perché mi fa piacere portare avanti il nome della Basilicata, del mio paese e del luogo in cui vivo. A proposito di questo, due parole sulla tua patria, Ruvo del Monte. Ruvo del Monte è un piccolo paesino, sì, però si vive molto bene. Siamo mille anime, ci conosciamo tutti e stiamo bene, dai, si sta bene a Ruvo. Se hai un lavoro, hai gli affetti, hai la famiglia, hai un hobby, come nel mio caso la musica, da portare avanti, si vive davvero bene, veramente. Saluto tutti i miei compaesani. Qual è il tuo sogno più bello in questo ambito? Allora, il sogno più bello, di sogni in questo ambito ce ne sono sicuramente tantissimi. Quello più bello tra tutti, il Festival di Sanremo, magari, sì, questo sarebbe il mio sogno, il Festival di Sanremo. O al massimo anche qualcos'altro, duettare con qualche altro cantante famoso non mi dispiacerebbe, magari un giorno. Hai qualche rito scaramantico prima di entrare in scena? Riti scaramantici? No, assolutamente non sono scaramantica. Prima di entrare in scena mi carico di adrenalina, sono felice e pronta per godermi lo spettacolo. Mi prendo tutta l'emozione che dà a me, per poi trasferirla al pubblico. Tre caratteristiche del tuo carattere. Il mio carattere, oddio, di solito mi descrivono gli altri, quindi autodescrivermi forse non è molto semplice. Il mio carattere, la prima caratteristica fondamentale credo sia la sincerità. La sincerità, l'onestà fanno parte del mio essere ed è una caratteristica che comunque cerco anche nelle persone con cui mi confronto. Quindi questo, diciamo, è il primo step per andare d'accordo con me. L'onestà, poi mi dicono che sono umile, me lo dicono, me lo sento anche giustamente, perché è alla base soprattutto anche di questa carriera artistica. Restare sempre con i piedi per terra è una cosa fondamentale.
E un'altra caratteristica, ne sono tre, giusto? La precisione, sono molto precisa, non tanto esteriormente ma quanto interiormente, organizzo tutto nei minimi particolari, alla lettera, e se sgarra qualcosa vado in difficoltà, mi piace molto essere precisa. In conclusione, una domanda difficile: qual è la perfetta felicità? Caspita, la perfetta felicità, mi metti in difficoltà. Guarda, secondo me non esiste una felicità perfetta, nel senso che, come dicevo prima, se sei davvero felice e contento della vita che vivi, degli affetti che hai, del lavoro che svolgi, hai qualche hobby, ti crei le giornate, le programmi, fai cose che ti piacciono, si può essere felice ogni giorno con poco, con davvero poco, la penso così. Bene, ringrazio Lorena Ticchio, augurando ovviamente le migliori fortune e in bocca al lupo. Termina qui il nono appuntamento con il Format Web in primo piano. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima. Ciao.